Benvenuti alla 19ª parte extra di Final Fantasy Tactics Advance. Ora, quando provo a muovermi, parte una scena. Le nostre entrate sono aumentate del 10% questo mese. Naturalmente dobbiamo ringraziare le leggi carte bianche. Ma penso che anche i sigilli di immunità c'entrino. Mi piacciono quei numeri. E le altre regioni? Si sono diffuse in quasi tutte le aree. Quasi tutte? E qual è il problema? È solo una voce. Dicono che il giudice Mastro stia investigando sulla questione. Il giudice Mastro? Sì, e pare che i clan lo stiano aiutando. Stanno sequestrando sigilli e carte bianche. Magari è meglio se riduciamo la produzione di sigilli. No, non c'è ragione per cui dovremmo cambiare i nostri programmi. Fino a quando rimarranno segreti. Capisco. Così, alla fine il giudice Mastro ha fatto la sua mossa. Ok, non sembra molto promettente questa cosa. Torno in città. Ok, la nuova missione è immunità. Ho sentito che sulle strade di Silil vendono l'immunità al cartellino rosso. Perché non me ne compri uno? Sono solo 100.000 guil ognuno. Persona inaffidabile. No, non te ne compro uno. Vado e sconfiggo tutti. Vabbè che io potrei comprarla senza problemi, però... Facciamo questa missione. Le controllo adesso le leggi che sono fuori. Oh... Guarigione, magia color e danno animali. Io direi che le cambio. Ok, ora possiamo iniziare la missione. Oh! Siamo dal giudice? Notizie terribili! Il nostro accordo sui sigilli di immunità è stato scoperto! Lasciate subito l'area, penseremo noi a... No, non vai da nessuna parte tu. Ah, l'ufficiale locale, proprio la persona che stavo cercando. Andava da qualche parte, proprio mentre arrivavo? Io non sapevo che ci avrebbe onorato con la sua presenza. Rimango, naturalmente. A dire il vero, le mie indagini mi hanno condotto qui. Dovrò fare qualche domanda in giro, non le dispiace, vero? Gerak? Giudice Mastro Sid. Mi scusi, c'è qualche problema? Non starete per caso nascondendo dei sigilli di immunità, vero? Allora sapete tutto. Giudice Mastro Sid, sono spiacente, ma deve morire. Oh, sarà forte sto giudice, fammi vedere che livello è. 23. No. Ha degli scagnozzi, Kent, Kingsley e... basta. Ma non sembra chissà che. Neville... Hardin, posso portare altri? Posso portare... Ah, è vero che c'è... C'è Sid. Ah, devo solo sconfiggere lui per concludere la missione. Bene. Oh, quell'abilità maledetta. Quella che lo fa resuscitare, ha Protect, ha di tutto questo tizio. Quanto gli faccio? Però ti faccio un bel po'. C'è da dire che è pur sempre un tizio di livello 20. Non può fare molto contro di noi. Mi chiedo perché siano così scarsi i livelli di sti tizi, perché... è previsto dal gioco che queste missioni le sblocchi solo dopo aver fatto tutte 300 le missioni. E allora perché farli di livello così basso? Facendo tutte le missioni è normale arrivare più o meno a questi livelli. Cioè io ho fatto un po' di grinding all'inizio, ma 2-3 livelli. Più che altro ho fatto grinding di abilità. Potrei uccidere questo e magari... Cerco di colpire questo di nuovo. Non so che abilità ha, se devo essere sincero. Magari può inviarmi in prigione con un colpo? Sarebbe interessante.
Sarebbe anche bullshit, perché mi darebbe fastidio, però... Dan ruba GPO alle stesse mosse di Sid. Quella è la spada che appare nell'artwork del gioco. Quella che è tipo l'arma finale, ma che nessuno ha mai preso. Perché non esiste. Boh, penso non esiste. Questo lo cura. Ma sì, cerco di colpire lui. Se non ti dispiace, rivorrei quei punti. Shit, quello è Reflex. Ok. Pensavo fosse Protect. Non distingo bene i simboli in questo gioco. Oliver, devo darti degli stivali perché tu non riesci a muoverti. Ok, tocca al giudice master adesso. Oh! Ah, dannazione. Clip giallo. Io avevo qualcuno con un cartellino giallo. Forse Ardyn aveva un cartellino giallo. Oh, sì, ce l'aveva. Ora si fanno avanti sti due. Che però posso sistemare senza troppi problemi, immagino. Gente danno, cos'è? Flare? No, Giga Flare. Ok, possono far male. Parecchio male. C'è da vedere cosa farà lui adesso. Assorbe HP. Ok, questo non fa molto. E non capisco perché sta assorbendo vita, visto che ce l'ha piena. Però, va bene. Tocca ad Ardyn. Ardyn, gli dia il colpo di grazia. O almeno il primo colpo di grazia, perché poi resuscita. Non è resuscitato con tantissima vita. Un colpo di Neville forse basta. Sì, basta. Ah, questo è troppo per me. Oh, questa è davvero la fine per me. What? Cosa? Forse era una battuta quella di Sid. Ah, mi aspettavo un filmato con una confessione, roba del genere. Ops. No, scarta ste cose. Comunque, termino qui questa parte extra di Final Fantasy Tactics Advance e ci vediamo con la prossima. Ciao a tutti!